Giuseppe era un ragazzo normalissimo come tanti altri, amante della vita, amante dell'amore, amava la vita, amava gli amici, amava la famiglia. Giuseppe era un ragazzo come tanti, i suoi sogni uccisi sulla strada di casa. Era l'ottobre del 2005. Ucciso Giuseppe da un pirata della strada che sfrecciava 150 km orari. Aveva solo 22 anni. Giuseppe a casa sua non è mai più tornato. Da allora sua mamma Irina, vicepresidente dell'AVILS, si batte con altre mamme, con altri genitori, affinché a livello nazionale si prendano provvedimenti più seri. Certo, allo stato attuale questa legge non è perfetta, ma perfettibile, perché sono stati stralciati alcuni dei passaggi che noi insomma ritenevamo importanti, quali la guida distratta, quindi la guida con utilizzo di apparecchiature elettroniche tipo cellulari, tablet. Però insomma, oltre all'alcol e alla droga sono state aggiunte la velocità ed altre tematiche insomma, che ritenevamo molto importanti. Trasformare il dolore in amore è quello che mamma Irina e papà Antonio hanno fatto. Ogni anno ricordano Giuseppe con un torneo di calcio, lo sport che lui amava. Anche quest'anno si farà dal 4 luglio al 18 luglio a Preturo, la quinta edizione del Memorial. In tutti questi anni hanno deciso di impegnarsi in una missione in Etiopia a favore dei bambini, un modo per continuare ad amare senza inaridire il cuore. Per ritrovare negli occhi di questi bimbi che poco hanno ma che sorridono sempre, lo sguardo di Giuseppe. L'anno scorso con i due memorial precedenti abbiamo raccolto i fondi per la costruzione di un oratorio e dei campi da gioco a Matar, nel villaggio di Matar. Quest'anno inizieremo la raccolta fondi per la costruzione di una scuola in Etiopia. E di questo devo ringraziare anche l'Associazione Culturale Amiterno che da 2 anni è a nostro fianco.